Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, primo settembre, ci eravamo lasciati qua. Procediamo ed iniziamo, anzi continuiamo il campionato dopo il calciomercato estivo. Allora, giochiamo fuori casa contro il Derby County e niente. Speriamo che già da questa prima partita possiamo partire con il piede giusto. Dato che, per chi magari non avesse visto il video precedente e chi non se lo ricordasse, nell'appunto video precedente l'andamento nelle partite non è stato dei migliori. È iniziata la partita, scusate, ma era un attimo sopra il pensiero. Comunque, speriamo bene, Attenzione! Mamma mia, meno male. Non era nemmeno fuori gioco all'arte, quindi siamo cadi addosso e c'è andata di uno. Vai, Azzu! Dio buono, te. È buona, eh? E vai, Arascio! Alessi! E Arascio! Ci porta in vantaggio sullo scadere del primo tempo. E andiamo, di 1-0. C'è andata strabene, vai. Finisce così il primo tempo, 1-0. Proprio gol di Arascio sullo scadere. Diciamo che ci è andata bene, perché per 40 minuti non dire siamo stati paletti, però diciamo già meglio il Derby County. Poi al 40esimo ci siamo un po' svegliati e per nostra fortuna siamo riusciti addirittura a trovare anche il gol. Comunque, iniziamo il secondo tempo. È buona! E va subito a Mitrovic, buttala dentro! Mitrovic! 2-0! Dormita clamorosa da parte della difesa di Derby County. Meno male, per nostra fortuna siamo riusciti, diciamo, a sfruttare questa occasione. Insomma, inizia il secondo tempo nel migliore dei modi, con un gol. Voglio fare un cambio, dato che siamo sul 2-0 e spero possa rimanere così il risultato. Voglio mettere Odegaard, Perez al posto di Arascio e Shelvey al posto di Azzu, anche se non è proprio, diciamo, il suo vero ruolo, però lo voglio mettere lì per far riposare un po' lui. Ma Tielemans, mamma mia, non è uscito di tanto, forse sì, boh. Buono, vai Lazar, buttala dentro, mamma mia, tiri. Vai Shelvey. Maremma cane, non ti riesce a chiudere, eh? Vai, chiudila. Oh, Perez, all'88esimo, 3-0, partita definitivamente chiusa. Finisce così. Un meritato 3-0. Diciamo che la nostra partita è iniziata dal 40esimo in poi, perché appunto dopo questo, diciamo, questo minuto ci siamo resi stra mega pericolosi. Cosa importante, abbiamo evitato occasioni, buone occasioni da parte della squadra avversaria. Insomma, bene così, 3 punti freschi freschi. Solo dopo pochi giorni giochiamo contro il QPR, che secondo me, fatemi vedere, sì, infatti sarà una di quelle lì che sino all'ultimo proverà a conquistare un posto per la promozione. Quindi secondo me sarà una partita, almeno sulla carta, più difficile. Guardiamo un po'. Mai rimettere la seconda maglia. Tanto si gioca anche questa quarta Fariasa. Per quanto riguarda la stanchezza, fatemi mettere, tanto per fare un po' di turnover, Castagne al posto di Gamez e Arons al posto di Rishi. Vai, il resto per ora iniziamo così. All'occorrenza potrebbe diventare un offensivo. Vai che lescione subito! Mamma mia, peccato! Va bene, dai! Sono partite abbastanza bene. Comunque è iniziata la partita, appunto. È già la seconda volta, mi scordo di dirlo al calcio d'inizio. Attenzione, meno male. Fuori dalla porta. Vai, Arons! No! Vai che lescione! Maremma cane, si è fatto anticipare all'ultimo. Tirata! Tira! Tira! Maremma cane, ma guarda il casino, che sfortuna. Allora, finisce 0-0 il primo tempo. Però c'è da dire che è un po' bugiardo il risultato, ma non per i nostri confronti, in generale, perché secondo me almeno un gol, tutte e due, ci si meritava. Comunque, detto questo, iniziamo il secondo tempo, vai. E vai Mitrovic! Ritira! Non ci credo.
Maremma, cane, come non si concretizza, bello, e si crea. Il portiere si è impenetrabile. Eccolo lì! Aleti, 1-0! Che è Aros, regola 5, fare il 5. E andiamo, lui ha fatto bene, vai! Ale, al 60esimo più o meno riusciamo finalmente a sbloccare la partita. Allora, voglio fare un cambio, allora. Ho messo Perez al posto di Mitrovic, poi Odegaard al posto di Tielemans e poi il classico Shelby al posto di Atsu. Però faccio così, così siamo più corretti. Ho sbagliato. Così siamo più corretti nei confronti di Irons, che è lui esterno sinistro. Bravo Donnarumma. Attenzione, bimbi, cerchiamo di tenerlo questo vantaggio minimo. Pallone che finisce in angolo. Occhiata alla grafica. No, no! Non ci credo. Maledetto me quando la provoca perché mi porto merda a svelate volte. Ma poi che gol si è preso? Cioè, è andato gol così. Qui perché FIFA è fatto di merda. Perché dimmi te se un difensore soprattutto in quella zona lì deve da solo fa questo a sapere. Dio da solo perché? Perché quello era uno stop. Dimmi te se è normale. Vai Perez! Eccolo lì! Ancora Perez! Ci riporta in vantaggio! Dopo aver preso da po' il gol maledetto, anzi, dopo aver fatto lato gol maledetto del pareggio, si ritorna in vantaggio verso l'80esimo, ancora una volta Perez. E andiamo dietro. Ora occhio davvero, tutti dietro. Difensiva. E andiamo lì, finisce così, 2-1, un'altra vittoria. E fra l'altro seconda vittoria consecutiva. Bene così, dai, cerchiamo di avanzare bene nel campionato e di possibilmente di risalire la classifica, dato che per ora non siamo messi così bene, dato che dovremmo in teoria lottare per la promozione. Un'altra partita, nel giro della settimana si è fatto 3 partite contro i Wolves. E fatemi vedere un attimo la classifica, loro sono più sopra di noi, anzi siamo a pari punti. Ok, diciamo che comunque diciamo il distacco dalla prima posizione o dalla seconda, dato che sono a pari punti, è di 6 punti. Ok, allora vediamo un po'. Stavolta però giochiamo in casa, va bene così per il discorso maglie. Meno male, hanno recuperato parecchio tutti più o meno e iniziamo. Porto agli attaccanti. Modulo abbastanza equilibrato, come hai giustamente ricordato tu, Pierre. Vai Rishi! Mamma mia Rishi! Ma cosa ha fatto Rishi? Ma cosa ha fatto Rishi? 1-0 dopo 4 minuti! Mamma mia che azione! Oddio! Parecchio egoista! Però lì non poteva passare nessuno! Ma l'ha fatto i scemi avanti! 3, 4! E poi di piattone sinistro l'ha messa di precisione alle spalle del portiere. Super Rishi! 1-0! Vai Mitrovic! Vai Dio buono! Vai Tielemans e buttala dentro! No! Dai! Boh, ti mandi certe go a volte Tielemans, anzi Yuri per prendere più confidenza. Boh, vedi. Vai Martei. No! Ma che boba l'ha tirato, de! Boh, peccato, de! Se entrava, guarda, se andava in porta la bella e presa il portiere, nel 7 piano. Peccato, dai che però non è ancora finita. Vai ancora Rishi, buttala dentro, invece no. Va bene, dai, ci siamo. Riprovaci Martei. Finisce così il primo tempo 1-0. Però secondo me si poteva benissimo essere anche sul 2, eh? Vabbè, comunque cerchiamo di rimanere su questi ritmi e come sempre cerchiamo di mantenere il vantaggio. E vai, bravo, bell'inserimento di Mitrovic, buttala dentro. No. Cambio. Allora, andiamo un po'. C'è Atsu che è parecchio stanco e quasi quasi mettere il buon Irons, anche se non è pienamente, diciamo, ricaricato. Poi toglierei Tielemans per Odegaard come sempre e poi Iannaccio per Perez. Vediamo se il Perez riesce a rifare un'altra volta gol. Odegaard, non ci credo, non lo so, però secondo me poteva andare in porta per tiro lì. Dai che manca poco, guardiamo di far chiudere definitivamente o perlomeno comunque di non prendere il gol, dai, perché c'è il Rishi di là, anche là dentro, niente. E andiamo, finisce così, scarto minimo, però chi se ne frega, abbiamo vinto la nostra terza partita consecutiva e andiamo, 9 punti, bene 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 così, bravi ragazzi.
Allora, siamo arrivati ad un'altra partita, terzo turno a quanto pare, almeno così c'è scritto lì, della Coppa di Lega, dovrebbe essere questa in regola. E niente, come vi ho detto nei precedenti video, io Vestiville sarto, almeno quest'anno. Cioè le simulo, guardiamo un po' quanto si fa. Contro una, diciamo, di Premier League, oh. Eh no, si è perso, va bene, si è stata la netta superiorità. Vabbè, pace. Altra partita. Giochiamo fuori casa contro la Aston Villa. Allora, va bene sì per le maglie. Speriamo di vederci, sì, a regola sì. Per quanto riguarda i cambi da fare, così la formazione metterei, che se lo merita, Arons titolare. Vai, iniziamo così. Battiamo il calcio d'inizio noi e diamo via la partita. Buono. E vai Mitrovic, provala di lì. Va bene, dai, un buon tiro. Vabbè, però niente di pericoloso. Buona, è buona che lescione, eh. Non la sciupare, eh. Dai, madimma cane, maremma. L'ho voluta tirare piano, l'ho voluta piazzare piuttosto che tirarci magari una bombettina. Vai Tielemans. Maremma cane, c'era lui davanti, de. Era bello se la passava a Mitrovic. Se non sbaglio era da solo e mi pare non fosse in fuorigioco. Attenzione, vai qualcuno lì. Niente, 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 niente. Attenzione. No, non ci voglio credere. Cioè, questi arrivano una volta in porta, fanno go. Cioè, pare la nostra prima partita, che per 40 minuti, fra l'altro hanno fatto poi il 41esimo, per 40 minuti attaccava l'avversario, poi si arriva una volta in porta, noi si fa go più o meno. Più o meno è stata la nostra simile. Che palle. Attenzione, calcio di punizione sul finale del primo tempo per l'Aston Villa. Occhio, eh. Occhio. Buono. Finisce così il primo tempo, appunto. Oi oidi, siamo in vantaggio. Sì, siamo in svantaggio, scusate, ma non ce lo meritiamo. Fa girare parecchio le scatole sta cosa, eh. È buono anche lescione, non la sciupare un'altra volta. Dio buono, di. Ce l'ho messo il piede, maledetta la miseria. Vai Ricci! Madonna buona, di. Vai Tielemans! No, peccato, di. Oh, l'avevamo conciato bene, per non essere fra l'altro su piedi. Era partito un bel tiretto. Dai, sì, va bene. Via, bello capito, bisogna perderla. Tanto non si riesce a fare go. Ai, 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 ai. Mamma mia. Ci è andato abbastanza bene. Finisce così, 1-0 per l'Aston Villa, si è perso. E peccato, non tanto perché vabbè, abbiamo interrotto la serie di vittorie consecutive, ma perché diciamo non ci portiamo a casa neanche un punto. Soprattutto, se, ora non so se avete fatto cosa delle statistiche, soprattutto ci raccogliono perché si era fatto più noi che loro. Però è andato così. Prossima ed ultima partita del video, chiaramente giochiamo in casa contro il Norwich, che fra l'altro, se non sbaglio, il Norwich ora non più, fino a poco tempo fa era la prima, e vabbè, comunque ho 22 punti, cioè con una partita in meno, fra l'altro, che infatti anche noi siamo una partita in meno. Niente, come si può notare dalle statistiche, hanno un attacco straforte, perché insieme a solamente un'altra squadra hanno fatto 21 gol e ne prendono fra l'altro poi. Quindi diciamo che chiudiamo il video con un big match. Speriamo che possa esserlo e speriamo che possiamo portarci a casa qualcosina. Però stiamo zitti, che ultimamente vado per bocco porto. No, merda, ma di più. Allora, vediamo un po'. Ok, però tanto per girare un po', anche se dei loro sono forti, sarebbe meglio Gamez, voglio mettere Castagne. E fra l'altro voglio dar fiducia a Odegaard dall'inizio, e poi si riesci. Via. Iniziamo quest'ultima partita. Battiamo un'altra volta il calcio inizio noi. Detto questo, iniziamo. Vai Tielemans! Ancora! Vai qualcuno! Niente! Niente! Bucciardo! Che bucciardo sei! Che bucciardo sei! Sì, va bene. Ok. Rovinata la partita. Ora voi dite, caro Simone, sei stato un idiota a fare la scivolata, o sì, lì dentro là, avete perfettamente ragione, però fai vedere. Ma vai a fandono.
Si sembra che l'abbia già segnato. Effettivamente l'ho toccato. Dall'altra telecamera sembrava che si fosse buttato. Maledetto lì. Fanculo. Vai che lescione! Ma perché? Ma perché? Ora è vero che non è il suo piede, ma perché quella bombona lì? Tra un altro centrale. E poi non l'ha messo andava in porta. Ho visto fare il tiro artone. Vai, dove va? Finisce sì il primo tempo. 1-0 Norwich. Il risultato più giusto secondo me era 0-0, perlomeno tua 1-1. Non è che loro abbiamo fatto questa cosa. L'unico tiro è stato quello dei rigori. Va bene, via, iniziamo il secondo tempo. Però sono anche in 10, quindi è ancora peggio. No. Meno male. Cambio. Allora, vediamo Odegaard che come vedete ne pare più. Perché lui bimbi ragazzi, cioè lui bimbi ragazzi, intendo così. Lui veramente non c'ha una siega di resistenza. E poi mettiamo Shelby al posto di Tielemans. E poi anche, guardiamo se anche stavolta Perez lascia Fongo al posto di Mitrovic. Che cazzo è successo? Cos'è questo bug? Ha cambiato il colore del campo. Mamma mia, FIFA e i bug. Vai Perez! No. Boh, ve lo giuro che se avesse fatto gol così lo facevo giocare al posto di Mitrovic, cioè almeno la prossima partita, subito titolare. Intanto il campo piano piano sta ritornando al colore originale, io vorrei sapere che cazzo era successo. Vai! Vai Perez, un'altra chance! Maledetta la miseria. Via, è finita. No, oddio, insomma. No, vabbè, è finita, tanto ci sono minuti di recupero. Tra tre secondi fischia. Questa è l'ultima azione della partita. Vediamo un po' se sarà così. Infatti, finisce così. Un'altra sconfitta. Che palle però, aver perso così. Stavolta ammetto, via. Fatto l'alzata io sul concedere i rigori. Sbagliato. Ora fatemi vedere una cosina e poi arriviamo alle conclusioni. Allora, la classifica voglio vedere. Cazzo, c'è 9 punti da noi alla prima. Lo so che di per sé l'obiettivo in realtà dovrebbe essere, cioè, se quelli lì verdi più chiari, no? Sono i playoff, l'obiettivo comunque è il sesto posto, quello minimo. Però te, la meglio sarebbe secondo o addirittura primo posto, che arriva la vai direttamente su. Quindi, vabbè, dai, guardiamo il secondo posto. Al secondo posto sono 8 punti, sono tantissimi. Solo dopo 10 giornate sono tantissimi. Bisogna cambiare qualcosa. E queste sconfitte vie sul finale non ci volevano. Comunque arriviamo all'1 ottobre, al primo, e poi punto, si può arrivare alle conclusioni. Voglio di nosa prima di dire le classiche frasi finali. Non prometto niente, però se ce la faccio del tempo voglio fare come questo video qua, ovvero faccio ogni video è un mese, no? Indipendentemente dalle partite che ci saranno, un mese per ogni video. Se ce la faccio vado avanti così, altrimenti, boh, si guarda, credo di fare 3-4 partite a video. Vabbè, questa è una cosa così. Comunque, arriviamo alle conclusioni. Allora, la situazione è questa, l'avete vista. La prossima partita inizierà contro, cioè si giocherà contro il Rotterdam, che finalmente è sotto di noi a 3 punti, ed è tredicesimo, e niente. Questo è quanto vedrete nei prossimi video, almeno come inizio. E per arrivare alle conclusioni vere e proprie, come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo e iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su questi video qua. Se mi sentite un po' tra virgolette deluso, lo sono, perché mi girano le palle aver perso soprattutto contro il Norwich in quel modo e poi aver perso la partita prima, perché abbiamo perso secondo me immeritatamente, perché i risultati più giusti potevano essere quella contro il Norwich, il pareggio, e quella prima ancora forse la vittoria, però purtroppo è andato così. Però alla fine inizio ottobre, siamo sempre all'inizio. Vi ho detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!